Ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo Let's Play di Brotherhood. Eccoci al la Gilda dei Ladri. Rieccoci qui. Buongiorno, Ezio. È ora di fare una visitina all'amante di Lucrezia, Pietro. Ho già chiesto ai miei uomini di trovarlo. Molto bene. Ezio, se posso... Cosa c'è? Qualcuno ha avvisato Rodrigo di stare lontano dal castello. Machiavelli? Ne hai le prove? No. Non dobbiamo farci dividere da semplici sospetti. I Borgia sanno dove si trovano le nostre spie! Chi gliel'ha detto? Messer Machiavelli ci aveva chiesto delle nostre ricerche su Pietro. Ezio? Zittire la talpa. Uccidi gli assalitori per assicurarti che non scoprano l'ubicazione della Gilda dei Ladri. Ah, ho detto bene, Gilda. Quindi accompagna la volpe a salvare i ladri in pericolo. Non scendere sotto i 5 quadri. Va bene. Allora dovremmo aiutare la volpe a salvare i suoi ladri. Però che c'entra Niccolò Machiavelli? Perché da come ultimamente in questo ultimo periodo è come se Machiavelli... È come se Machiavelli... Si è alleato con i Borgia, ragazzi, da come sto capendo, Prendete quel bastardo. Perfetto. La schiavona comunque è un'ottima spada, eh. Guardate che cazzo di spada, me la terrò, mi sa per tutta la serie perché è veramente fortissima. Rallenta un po' rispetto alla spada siriana, però come vi posso dire, è un po' pericolosa. Ma veramente è una cazzo di arma forte. Ah, caro Niccolò Machiavelli, perché ti sei voluto alleare coi Borgia? Io quello vorrei capire. È una supposizione, quindi non prendete... Cercate di non prendere oro colato quello che vi dico. Vediamo Dark Souls, vai. Guardate che combo spettacolare, ragazzi. Io me la tengo sta spada. Ah, sti cazzi di altre spade fortissime. Ma questa è veramente forte. Fa un danno della miseria. Eccomi. Andiamo? Non riesco ancora a credere che Machiavelli sia un traditore. Prima l'attacco alla villa, poi il castello e adesso questo. Non può essere che lui. E infatti, rispetto tanto Niccolò Machiavelli, però sia perché quello che ha fatto, perché ricordiamoci che Niccolò Machiavelli è stato un grande scrittore, anche teatrale, anche se è stato uno scrittore, anche psicologo, ma diciamoci la verità che Niccolò Machiavelli è un grande, cioè il pensiero di Niccolò Machiavelli, vi spiego anche una cosa teatrale, il pensiero di Niccolò Machiavelli quando si deve... superare un ostacolo, si deve anche studiare il modo come superare facendo sempre un passo alla volta, ma con quel passo alla volta mentre superi l'ostacolo devi anche cercare di capire come arrivare a superarlo. Questo è il pensiero di Niccolò Machiavelli. Ricordiamoci che Machiavelli è famoso per La Mandragola, un testo teatrale, e anche Cilizia. Cilizia pure un altro testo di Niccolò Machiavelli che io ancora tuttora non ho letto. Prendetelo! Non mi dico, ho messo in mezzo una povera signora che mi incazzo, ve lo giuro. Guardate la schiavona, raga, però,
Questo lo spariamo. Perché tanto si era salito sul mio cavallo. Che cosa avete scoperto? Pietro verrà assassinato questa sera. Cesare ha incaricato il suo macellaio. Eh sì, perché a quei tempi il macellaio veniva chiamato il boia. Micheletto, il migliore di Roma. Non ha mai fallito. Fino a stasera. Muoviamoci. Sto leggendo pure che i miei adepti sono arrivati anche a livelli alti. Continuate a studiare, mi raccomando, ragazzi. E questo è il mio parere su Niccolò Machiavelli. Ha creato un testo veramente famoso, La Mandragola, che la devo ancora leggere, sto testo. Però quello che dice Niccolò Machiavelli, nella realtà, mo leviamo di mezzo Assassin's Creed, è la verità. Assassino! In nome di Dio, stammi lontano adesso! Da scendiamo, vai! No Dark Souls, eh! Chiamo un po' anche i miei adepti. Perfetto. Avete scoperto qualcosa su Pietro? È un attore. E stasera sarà impegnato a recitare in una rappresentazione. Ah, interessante. Piano. Perfetto. Andiamo, vai, vai. Una rappresentazione stasera. Aspetta, ho capito che missione è. Attenti ragazzi, state molto attenti. Ho capito, ho capito. Eh sì, stiamo andando al Colosseo, ho capito io. Ma non ve lo spoilerò. Perché lo capirete voi. Ma guardate il Colosseo quanto è bello, raga. È bellissimo. Peccato che al giorno d'oggi il Colosseo è rovinato dai barboni. Cazzo fai, Ezio? Dai, non fare sti fail, dai, che non è roba nostra fare i fail al giorno d'oggi. Comunque molto interessante. Purtroppo la mia notorietà sta diventando troppo alta. Bene, di qua. Non avere nulla a che fare con questo. Ehi. Lei è mia. Prendetelo. L'abbiamo individuati, vai. Grazie a Dio siete giunto qui, amico. No, Ezio. Ah, mi ero dimenticato che questo. Stiamo parlando di. Di un Prince of Persia comunque, ah scusatemi. Mai giocato, vi ripeto. Avevo un po' giocato a Prince of Persia, le sabbie del tempo, i due troni e spirito guerriero, vai, mai finito. Non sono mai stati giochi, ragazzi, che ho finito, oh. Mai. Dai. Brava, la schiavona è una bella arma cazzutissima, raga. Perfetto. Che cosa avete saputo di Pietro? Sarà appeso a una croce. Micheletto lo ucciderà con una lancia.
Bene, bene, bene. Allora, abbassiamo un attimo la notorietà, ragazzi. Dovremmo abbassare un po' la notorietà perché è veramente troppo alta. Perfetto. Ah, comunque, volevo dire a Eug, mi sono sbloccato, vedi, il coso dei piedi e l'avambraccio destro, come ben vedi che sono Merda, nuovi. miseria, voglio restarne fuori. Eug, vorrei che mi spiegassi come arrivare là sopra per il punto d'osservazione. Se me lo dici sotto giù nei commenti nel modo più dettagliato possibile, ti ringrazio, grazie. Ok, adesso facciamo la missione. Dov'è Pietro? Non saprei dirlo. Ma Micheletto aspetta alla porta a est delle terme di Traiano. Ha in mente di far travestire i suoi uomini per far sembrare il tutto un incidente. Sarà lui a condurmi dall'amante di Lucrezia. Ezio, Machiavelli ci ha tradito. Vorremmo entrambi che non fosse così, ma è evidente. Adesso fa ciò che va fatto. Se non lo fai tu, lo faccio io. Senza i ladri della volpe. Dovrò ricorrere alle mie reclute. Eh sì, veramente mo morto. Pedina Micheletto fino al luogo della rappresentazione. Mentre lo segui, trova il modo di infiltrare i tuoi adepti assassini nella sacra rappresentazione. Usa gli adepti per uccidere il bersaglio. Beh, molto interessante. Devo localizzare Micheletto. Aspetta, che ore sono? 18 minuti ancora. Direi di volare, eh? Non è che devi provare a fare una speedrun, ma devi essere un po' più onesto. No, adesso tu vedrai. Ecco, finalmente. Oh. Vi prego, io non ho fatto nulla. Francesco Troche, amico mio, ti mentirei mai? Tu hai rivelato a tuo fratello i miei piani di guerra per la Romagna e lui ha contattato l'ambasciatore di Venezia. Non è colpa mia. Io sono vostro servitore e alleato. Pretendi che ignori ciò che hai fatto solo in base alla nostra amicizia? Lo chiedo, non lo pretendo. Se vogliamo unificare l'Italia, ogni istituzione deve finire sotto il mio controllo. E se la Chiesa non si mette in riga, non mi resterà che annientarla. Ma sapete che lavoro per voi, non per il Papa. Ah, ne sei sicuro, Troche? Ormai ho soltanto un modo per saperlo con certezza. Volete uccidere me, il vostro amico più fedele? Naturalmente no. Mi lasciate andare? Grazie, Cesare. Non ve ne pentire. Guardie, date a Micheletto i costumi di scena. Lucrezia è mia. E di nessun altro. Assicurati che non vengano commessi errori. Obbedisco, Cesare. Ah, sì. Gettate il cadavere di Francesco nel Tevere. Che stronzo sto Cesare, eh? Mamma che stronzo. Povero uomo. Strangolato come se stessero usando una corda per strangolare. Manteniamo la distanza da questo. Rappresentazione? Allora, ragazzi, mica è uno spettacolo teatrale. Che dite voi? Ci sono le cortigiane qua. Sarebbe bello andare a cavallo, però, ragazzi, da quello che so,
Il cavallo è un animale molto particolare perché non è facile Vai, vai! né da usare nemmeno da cavalcare, eh. Dato che davanti non potrò passare. Riesco a fare una cosa stealth, secondo voi? Siamo sui fori imperiali. No, siamo nelle terme di Traiano. Scusate un attimo. Allora, come per molte opere di Traiano, si ritiene che anche queste vaste terme siano state realizzate da Apollodoro. Apollodoro. La struttura fu costruita sopra una parte della Domus Aurea. Aurea di Nerone, già in rovina. Ah, beh, è pure breve, leggiamocelo. E non senza un certo sentimentalismo. La si volle concedere in uso ai semplici cittadini. Nel 537 l'assedio dei Goti distrusse gran parte degli acquedotti romani e le terme di Traiano vennero abbandonate per mancanza di acqua. Un'altra opera pubblica risulta inutile, ma sono certe che sia bastato gettare qualche cristiano in pasto ai leoni per rimediare. Semplice. Allora, Ezio, te lo chiedo per favore, ti voglio bene, sei un personaggio fichissimo, ma comunque qua ragazzi sono i fori imperiali, nella vita reale. Scusate. Che cazzo fai, Ezio? Madonna, mannaggia a te, guarda. Eccoli là. Camminatevi e poi seguitemi alla rappresentazione, capito? Tieni. Perfetto. Eccoli qua i cavalli, eh? Pensavi di fottermi, stronzo? E invece sono io che ho fottuto te. Comunque sì, ragazzi, nella realtà tutta sta zona sono i fori imperiali. Perché non lo so, sto facendo una grande confusione tra foli romani, tra foli imperiali e quelli le terme di Traiano. Perché nella Andiamo! realtà non mi ricordo che era così, eh. Avviciniamoci un po' per sicurezza. Eccoci qua, domus et machina, non mi ricordo, ma è una Andiamo! parola latina. Scusate se sto zitto, ma perché mi sto concentrando. Il più delle volte, quando mi concentro, sto zitto. E siamo alle terme di... Vai, vai! No, no!
Vieni qua, vieni qua. E l'ho pure ammazzato, vaffanculo. Ah, porca troia. Ho 9 minuti ancora, dai, ce la possiamo fare, vai, vai. Mi sa meglio che mi compro delle cortigiane, eh. È che veramente è difficile entrare qua, eh. Dategli addosso. Che schifo. No. Santo cielo, non potete fare Porca tutto. miseria! Dio, oh mio Dio, E cosa sta dai, succedendo? sali! Quell'assassino! Al diavolo, non sono affari miei. Dove ti nascondi, lurido sorcio? No, perdetelo! Eccoli. Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione. Capito? Questo è per te. Dai. Dai, ragazzi, vai. Bravissimi. Salvatemi, salvatemi, aiuto! Ui, a dove vai? Dai, 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 sali, sa. Ah, molta discrezione, ragazzi, molta discrezione ci vuole, eh? Spero che abbiamo finito, eh. Dove sta andando questo Micheletto? Dice Michele. Sì. Siamo tornati al Colosseo. Vai, vai! Questi Borgia hanno già. Ancora. Porca troia, porco, porco, porco demonio, lo conoscete il porco? Dai, dai, ti prego, ti prego, ti prego! Beato, porco, vaffanculo! Cambiatevi e poi seguitemi alla rappresentazione, capito? Dai, dai, Il dai, tuo muoviti! costume. Stronzi. Conosco quell'uomo. Raga, chiamatemi uno che fa le cose a stealth, per favore. Eh? Ma scusa un attimo, il Colosseo lo posso restaurare tecnicamente, fammi vedere. Eh no, sta ancora in mano ai Borgia. Ecco. Il Colosseo. Sto cercando Pietro.
Sta recitando sul palco, signore. Uno dei miei uomini vi accompagnerà. Ricordate, io indosso la giubba nera. Proteggetemi e attendete il richiamo di Pilato al centurione per colpire. Devo raggiungere Pietro prima di lui. Ah, benissimo, siamo a teatro. Finalmente usano l'arena del Colosseo, finalmente come teatro. Ah, un po' di cultura, finalmente. Dietro le quinte. Le quinte. Senza farti scoprire, introduciti nel Colosseo per trovare e salvare Pietro, l'attore, prima che venga ucciso da Micheletto. Uccidi soltanto gli archibugeri. Bugeri, che cazzo sono? Ah. Sincronizzazione al 100%. Allora, ragazzi, salire sul Colosseo non è facile, non è veramente facile. Dobbiamo fare il giro di tutto il Colosseo, raga, non è facile entrare. E quest'oggi la puntata durerà 40 minuti, dai, lo faccio per Eug. Ma che Eug, in realtà fallo per te. Ci sono troppe guardie, raga, veramente troppe guardie. Troppe guardie, che cazzo, non mi guardare. Raga, veramente ci sono troppe guardie. Ma che cazzo dovrei fare, scusa. Se no, ah, eccola l'entrata. Ah, no. Devo usare le scalinate, raga. Non posso entrare nell'arena. Chiamo l'assassino, raga. Mi dispiace, ma devo. Devo chiamare i miei adepti, perché loro... Perfetto, bravi ragazzi. Accogli l'abbraccio finale della morte. Raga, veramente tosto. Qua veramente c'è stealth. Dobbiamo cercare di trovare una salita. Perché, raga, stando qua... Questi non mi danno fastidio, posso salire da qua, eh. E dai, Ezio, porca troia. Dai, sali. Ah, fanno la crocifissione di Gesù Cristo. Veramente molto bello, guarda. Dimmi che salta. Bravo, Ezio. Bravissimo. Non così, cazzo. E dai, Ezio, ma perché fai questo? Ci vuole pazienza. Tanta pazienza. Ma io lo sapevo che prima o poi mi dovevo ritrovare. Stanno facendo la crocifissione di Cristo, in poche parole. Vedete? Sì. È la crocifissione di Cristo. Voi non lo sapete, ma nella realtà, nel mondo reale... Ok, ragazzi, siamo qua. Io se riesco... Dov'è che dovrei andare? Scusate. Allora, vai. Vai. Camminiamo così. Volevo dirvi anche una piccola cosa storica. Il Colosseo fu usato anche... Vabbè, a parte le lotte fra i gladiatori, ma anche i leoni e soprattutto le famosissime battaglie navali fatte all'interno del Colosseo. Questa è storia, eh. Veramente è storia. Olè. Purtroppo, ragazzi, la massima discrezione, eh? Ci vuole. Sali di qua. Olè.
Aspettate. Cazzo, mi sono spaventato della sveglia. Ok, raga, dai, dura. Quest'oggi l'episodio durerà un po', dai. Allora, dai, anche se abbiamo superato la mezz'ora, abituiamoci pure un po' a fare le serie lunghe, dai. Allora, cazzo. Dio mio, Dio, 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 Dio. Allora, Ezio, con calma, calma e sangue freddo. Ma raga, lo sapete che io sono stupido, eh? Sono stupido! Oh, cazzo, dovevi salire di qua, Ezio! Da, da! Chi è che mi sta guardando? Ragazzi, vai! Ma porca troia, va, vaffanculo, va! Se mi fa spawnare in un punto del Colosseo Alto, continuo, altrimenti... vi saluto, eh. Mannaccia, porco Giuda, va. Il fatto è che devi sempre ritentare, semplice. Dai, dai, per favore, stava andando bene, porca troia. Allora mi hanno fatto respawnare qua. Vabbè, ragazzi, io il video lo posso chiudere qua. Vi invito a lasciarmi un bel mi piace, scusatemi. E ci rivediamo nel continuo della prossima parte. Ciao!